12 gennaio 2010. Ad Haiti un terremoto di magnitudo 7 provoca la morte di circa 223.000 persone, coinvolgendone più di 3 milioni. La scossa principale alle ore 16.53, a 13 km di profondità, con epicentro a circa 25 km in direzione ovest-sud-ovest dalla capitale Port-au-Prince. Il sisma viene avvertito in una vasta area dei Caraibi, che comprende Cuba, Giamaica, Venezuela, Porto Rico e la confinante Repubblica Dominicana. È l'evento sismico con il più alto numero di morti dopo il terremoto dello Shaanxi, avvenuto in Cina il 23 gennaio 1556. La comunità internazionale si mobilita attraverso il G20, promettendo aiuti immediati. La Croce Rossa Internazionale e molte ONLUS di tutto il mondo si adoperano per soccorrere feriti e terremotati. Il sisma colpisce in modo particolare la capitale Port-au-Prince, distruggendo o danneggiando gravemente molti edifici, tra cui tutti gli ospedali, il Palazzo Nazionale, la sede dell'Assemblea Nazionale di Haiti e la Cattedrale, dove anche l'arcivescovo Joseph Serge Miot muore sotto le macerie. La maggior parte delle infrastrutture vanno distrutte e questo provoca ritardi e problemi nella distribuzione degli aiuti umanitari. In questo panorama desolante, un giovane di 28 anni viene estratto vivo dalle macerie 27 giorni dopo la scossa.